a tutti, io e Piccettino siamo qui oggi a raccontarvi una terza uscita che è un po' una piccola crepa in un qualcosa che mi stava convincendo. Formato particolare, Dragonero Adventus numero 3, il demone alato. Allora, cosa posso dirvi? Posso dirvi che a livello di impatto visivo, Dragonero Adventure è una figata, cioè da tenere in mano, da sfogliare, da vedere. Brilla, è un cartone animato su carta, è qualcosa di fantastico, cioè l'impianto è fantastico. Qualcosina però mi sta scricchionando. Andiamo con ordine, dai. Siamo al terzo volume. Abbiamo una copertina di Riccardo Crosa che è fantastica. Mi piace molto proprio anche l'effetto che dà, una sorta di profondità, un quasi super deformed ma senza essere grottesco, cioè molto divertente, molto colorata, con un logo che richiama il Dragonero che conosciamo, ma più funny, insomma è molto molto bello. E confesso che fa quasi strano vedere come al solito Sergio Bonelli sopra questo tipo di pubblicazione. Quindi, copertina promossa. La prima storia, abbiamo i disegni di Manuel Bracchi e i colori di Claudia Boccato. E vabbè, l'impianto grafico è impressionante, è di una qualità che, porca boia, che meraviglia, cioè ragazzi, ma che numeri fanno? E il colore si sposano che, mamma, fa paura, è stupefacente, guardate, bellissimo. E questa è solo la prima storia, che è di 36 pagine, comunque è un po' più lunga. La seconda storia è fatta da Giuseppe Matteoni, lo stesso Giuseppe Matteoni che abbiamo imparato a conoscere nelle copertine normali di Dragonero. Qui lo vediamo in versione Young. E secondo me, onestamente, rende di più qui. Complici forse anche i colori di Paolo Francescutto. Faccio vedere soltanto Gmor, Mirva e Jan. Insomma, a livello di grafico, cioè a livello di impianto grafico, questa è una pubblicazione che non deve, cioè, che non deve dimostrare niente a nessuno. È un capolavoro per gli occhi. C'è una cura dietro che è fantastico, ovviamente vi ripeto, sembra un'opera della Disney dei tempi migliori, della Disney di PK, ecco per modo di dire. Dov'è che scricchiola un po'? Beh, purtroppo nelle storie e in un'altra cosa che vi dirò in fondo. Perché dico che scricchiola? Perché a questo giro Stefano Vietti ci spara una doppietta, un 1-2 di storie sue, che francamente mi lasciano basito. La prima è il demone alato, che è proprio quella che dà il titolo all'albo, che è la più lunga. Adesso faccio vedere anche cosa intendo per più lunga, che occupa tutta questa parte del volume. È una storiella senza infamia e senza lode, in cui i nostri tre pestiferissimi ragazzini si mettono nei guai perché decidono che vogliono fare gli eroi, insomma. Cercano di andare a catturare un mostro che sta terrorizzando la zona. Questo mostro sarà un qualcosa di particolare e il finale ve lo lascio libero. È una storiella senza infamia e senza lode. Direi quasi una piccola favoletta per bambini, direi. La seconda storia, invece, si chiama Un nuovo amico ed è probabilmente la migliore delle due, perché è meno moraleggiante e facciamo conoscenza con i bestiari che abbiamo già visto nell'edizione normale di Dragonero, la vediamo anche in versione per ragazzi. Cos'è che non mi ha convinto esattamente di queste storie? Allora, innanzitutto, l'1 e il 2 avevano sotto una macro trama che mi aspettavo di rivedere anche qui, insomma, mi aspettavo nei primi numeri di vedere questa macro trama che sale, magari come nel 2 intervallata da un fillerino in fondo, però la macro trama degli ingranaggi, eccetera. No, qui è semplicemente delle storie che potevano essere messe un po' in qualunque momento. E qui già un po' mi scricchiola. Soprattutto
Soprattutto perché essendo una pubblicazione destinata ai ragazzi, è bello lasciargli un filo conduttore che la porta avanti e non dargli le storie, diciamo, parti con raccontare una cosa e poi fai, interrompi, metti un'altra e poi riprenderai il futuro. Non mi ha colpito. In più le storie sono veramente basic. Allora, parliamoci chiaro. Nessuno pretende una profondità, il multipiano di lettura dal ragazzino al laureato in filosofia. Però è anche vero che oggi un ragazzino, 7, 8, 10, 12 anni, va in edicola, si compra Berserk, si compra Dragon Ball Super, si compra L'Uomo Ragno, si compra N fumetti. A disposizione internet, a disposizione un telefono, a disposizione possibilità di andare a sparare agli alieni quando vuole. Insomma, ha già un grado di sopportazione maggiore, ecco, quindi qualcosina in più rispetto a quello che potevano avere degli adolescenti o dei ragazzini di qualche anno fa, molti anni fa forse. Quindi queste storie sono veramente basi, sono favolette, disegnate da Dio. Raccontate anche bene, ma molto molto semplici. Allora, punto a favore, stiamo parlando all'interno del fumetto di ragazzini e come tale si comportano, quindi dritto per dritto, incoscienti, anche un po' stupidotti, senza esagerare nel complicarsi la vita, ma mettendosi magari in pericolo e essendo un po' anche scavezzacollo. Però è proprio il tipo di storia che non mi ha convinto più di tanto qui, perché? Perché sì, sono easy, sono semplici, sono quello che volete, però alla fine non passano in un amen e ti dicono: ah sì. Quando ero adolescente io, 90, metà anni 90, c'era PK. PK era una pubblicazione come qualità grafica pari, forse alcune volte anche superiore, ma lo dico anche col cuore in mano, a Drago Nero. Comunque, se le mettete di fianco, sono compatibili. Però la profondità delle storie era incredibile, dando comunque un tocco funny, un tocco leggero, un tocco che un adolescente o un ragazzino poteva tranquillamente capire, con quel retrogusto di seriosità. Ecco, PK era secondo me l'esempio plateale. Forse quel tipo di storie, non come impostazione di trama, ma come idee sotto, dovrebbe entrare anche qui. Perché vi dico questo? E questo è il secondo problema, forse il principale problema. Chi lo legge questo? Chi lo legge? Al momento è un riempitivo fanservice per noi lettori di Drago Nero. Perché vi dico questo? Bene, questo è il mio pensiero. Liberissimo e felicissimo di essere smentito, però questo è il mio pensiero. I ragazzini in edicola non ci vanno, o se ci vanno, si guardano alla buona. Un prodotto come questo, se non ha un battesimo pubblicitario che non deve essere la pubblicità sul Drago Nero normale stesso, perché è un chiacchierarsela tra di noi, non si amplia l'orizzonte. Ciao Alan, mancavi solo tu. Non si amplia l'orizzonte. Questo è una pubblicazione che secondo me avrebbe e dovrebbe essere pubblicizzata all'interno della TV, su Cartunito, su Rai, no, Rai Yoga è troppo piccola forse, ma su Cartunito, su, come si chiama, quello dove fanno Gambola, anche su Cartoon Network, su Pop, su quelle reti. Perché? Perché il ragazzino 10, 9, 10, 12, 13 anni che si guarda il suo, che cazzo ne so, Dragon Ball Super piuttosto che le Tartarughe Ninja, eccetera, negli spazi pubblicitari si trova questo. Ed è quando partono quelle pubblicità sui cartoni animati tipo grandi novità in edicola. E poi si apre, che non so, ci sono le Glimmies piuttosto che quelle cagatelle lì. Ecco, far vedere anche questo Drago Nero, perché secondo me ha bisogno di un bacino di utenza diverso dal classico Bonellide. Perché chi, diciamo la verità, chi legge Drago Nero, questo è appena uscito, è nuovo, vuole un fantasy che si sta spostando, sì, qualche siparietto comico, ma in tinte molto cupe, oscure, un fantasy che si sta. Sta passando dalla fiaba crescita divertente tolkieniana alla
cupezza di Murkrow che il suo Erlich di Melniboné, pur con i dovuti paragoni, ecco, diciamo che l'atmosfera si fa sempre più pesante. L'altra pubblicazione parallela, vabbè, è Senza Anima, io non l'ho ancora letto, però cioè, l'ho piluccato e comunque siamo comunque sulla letteratura, su un genere di fumetto più maturo. Ovvio che se uno legge questo Dragonero, questo va bene uno, due, poi sì, poi lo molli giù, dici no, io cioè, voglio questo. Questo non ti dà quello stimolo, secondo me, al lettore dragoneriano normale di continuare, pur, ripeto, un impianto grafico della Madonna. Quindi questo dovrebbe essere portato nelle mani di chi normalmente non legge questo. Questo dovrebbe essere visto come i ragazzini che vanno a comprarsi Scottex di Sio in edicola. Perché? Perché è un pubblico diverso dal solito, ma glielo devi dire che c'è, non puoi pensare che questi lo vedano in edicola appoggiato lì, glielo devi dire. E poi dare una spintarella in più alle trame, che ripeto, sono ragazzini, si comportano da ragazzini, va anche bene. Però onestamente, questo lo posso dire io. Uno che ha 12 anni che gli capita questo in mano, che in borsa ha l'ultimo numero di Crime Freeman, chi lo conosce quel manga? Ai! Ripeto, magari c'ha, so, gli è, si è letto le scan di Berserk o se l'è comprato, questo gli sembra un po' sciatto. Cioè, ora io non voglio dire che sia una brutta pubblicazione, voglio dire che va un po' più aggiustata, perché l'idea di base dei primi due con la macro trama è molto bella, portatela avanti, non fate riempitivi, vi prego, anche perché devi affezionare il lettore e già così secondo me qualche scricchiolino ce l'abbiamo, quindi non posso dire che sia una brutta pubblicazione, però in questo momento è una pubblicazione schizofrenica, che secondo me non ha ancora raggiunto una sua idea. Per quanto i primi numeri mi sembrava andasse in direzione, questo numero mi ha spiazzato. Perché sono proprio due storielle che sì, si sposano bene con i personaggi ragazzini, ma non fanno parte del filone della trama, sono molto sempliciotte, insomma. Non so se l'aficionados di Dragonero possa continuare dopo aver letto questo. Io sì, do ancora speranza, anche perché con la macro trama mi prende bene, voglio vedere dove si va a parare. Però numeri come questo, francamente, sono proprio da, ma sì, cioè aspettare il treno, lo guardo e dico, beh, ok, ripeto, sono comunque sempre 3,50 euro, eh? Esattamente come questo. Cos'è che mi fa veramente piangere? La bellezza, l'impianto grafico, ecco, questo mi diceva 3 ore e mezza, storie magari sono un po' così, non fanno neanche le continuazioni del resto, però cacchio, c'è da vedere. 3 in questo caso non è il numero perfetto. Diciamo che Dragonero Adventure questo mese è un po' rimandato. Ecco, vediamo se siete fan di Dragonero che volete tutto, 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 ovviamente già ce l'avete. Se siete fan di Dragonero, il mensile, questo, vabbè, se proprio vi puzza, andate a farveli cambiare e compratevelo. Se invece non avete apprezzato i primi o vi piacciono le storie di fantasy contenute qui, questa è una pubblicazione che potreste anche tranquillamente saltare. È un peccato dire una cosa così su Dragonero, questo forse è il primo numero in assoluto che mi sento di dire che anche se non ce l'avete non vi cambia la vita. Per quanto vi perdete un signore interno, ecco, mettiamola così. Ciao a tutti, baci e abbracci, e rimandato al mese prossimo con una copertina e gli algenti. E quindi questa mi incuriosisce molto. Quindi diciamo che il botto, il reale botto del numero 3 non è all'interno delle pagine, ma è nella presentazione del 4. Ciao a tutti e a breve perché la guerra è cominciata. Ciao a tutti, buone letture!